Ciao, io sono Giorgia Barbieri, ho 20 anni e vengo da Tivoli. Studio in Accademia Artisti, ho deciso di intraprendere questo percorso, diciamo, l'anno scorso. La lampadina mi si è accesa nel momento in cui frequentavo il secondo anno di liceo e ci fu proposto di fare uno stage di teatro, e in quel momento questo attore mi disse: se hai la possibilità, continua a coltivare questa tua passione, perché credo che sia importante per te. Non ero al 100% convinta, semplicemente perché 4 anni fa non ero proprio come mi vedete adesso, ma mi portavo molti pesi addosso, se così possiamo dire. Mi portavo il peso di, diciamo, 60 kg in più. Quando ho risolto questo problema, mi ricordo che nel mio paese, in cui girano moltissimi film, c'era un set proprio con la regista Cinzia TH Torrini. La stanchezza non la sentivo, perché appunto quello che ero andata a fare mi piaceva talmente tanto, anche solamente il contesto, vedere come funzionasse un po' il tutto, che lì mi è scattata appunto questa cosa. Era quello che volevo fare in realtà, perché io penso che quando si fa quello che ci piace in generale non si è mai stanchi. Perché ogni volta che ne parlo ti guardano sempre tutti un po' un po' storti, nel senso dicono: ma cioè, che cosa fai, dove vai, ma che ti pensi di essere, nel senso, queste sono cose grandi, non lo potrei mai fare. Ma in realtà io dico sempre che non è così, perché i sogni vanno inseguiti. Comunque voglio continuare i studi per una cosa personale, per un bagaglio mio, però ho preferito mettere prima l'accademia e poi in un futuro prendere questa iniziativa di continuare l'università. Il mio percorso in accademia è iniziato ad aprile, e abbiamo iniziato con la facoltà in didattica a distanza. Abbiamo fatto già delle lezioni di dizione, abbiamo fatto la lezione con Pupi Avati e momentaneamente stiamo finendo le lezioni con il professor Giannini. C'è uno studio molto intenso sul personaggio da interpretare, ma anche sul personaggio che siamo noi in quel momento. Infatti il motto del professor Giannini è essere veri per finta. E questa frase dice tantissimo, cioè non dice niente apparentemente, ma dice tantissime cose. Diciamo, è molto interessante capire quello che c'è dietro a tutto questo, perché non è semplice come sembra. E appunto, per chi vuole fare questo lavoro in futuro, chi si vuole, diciamo, immettere in questa strada, è importantissimo conoscere queste cose, perché altrimenti non potremmo andare avanti in un futuro. E quindi sono molto contenta, perché con tutti i docenti mi sono trovata super bene. Se avete un sogno, inseguitelo, perché poi in una maniera o nell'altra sicuramente lo raggiungerete. Ma la prima cosa che dovete fare è credere in voi stessi, perché se non credete voi in voi stessi, non potranno gli altri credere in voi. Se volete cambiare qualcosa nella vostra vita, fatelo subito, nella maniera più, diciamo, veloce possibile, perché se non lo fate voi, nessuno lo farà per voi. Contate sempre su voi stessi e non date retta a quello che dicono gli altri, perché gli altri sono, diciamo, un contorno di quello che voi volete fare. Non sentite voci esterne, concentratevi su quello che avete, diciamo, deciso voi per la vostra vita.